Ciao a tutti ragazzi! Allora, questo è un video molto speciale perché vi dirò delle cose che non tutti sanno su chi fa, diciamo, quello che faccio io, cioè chi usa il canale, diciamo, per fare video. Allora, la prima cosa è che è un vero lavoro, cioè si può guadagnare veramente soldi veri. Io chiaramente non riesco ancora a guadagnare dei soldi veri perché bisogna arrivare almeno a 1000 iscritti. Per fare una cosa del genere io ne ho circa 900, anzi se state guardando questo video e non siete iscritti, iscrivetevi al canale perché così inizierò a guadagnare dei soldi veri. Il secondo punto è che non tutte le persone che ci seguono sono nostri ammiratori, perché ci sono parecchie persone che si iscrivono ai nostri, diciamo, canali, al nostro canale, mettiamola così, per romperci un pochettino le scatole, per prenderci gioco di noi. E sapete a me quante volte sono venuta a sapere di persone che addirittura hanno riso sui miei video. Hanno riso, ma non erano video divertenti, erano video abbastanza seri. Ma a me da qua mi entra e da qua mi esce, perché è stata una cosa normale, fa parte appunto del lavoro. Succede a tutti, quindi perché a me non dovrebbe succedere? Il terzo punto che dobbiamo stare attenti è che non ci plagiano, perché parecchie persone possono appunto prendere una nostra idea di un video e farla loro. E questo, vabbè, a me non dà fastidio assolutamente, però c'è pure chi gli può dar fastidio una cosa del genere, quindi meglio evitare, però comunque questo è un punto che ho voluto mettere. Il quarto punto è che possiamo essere insultati. Sì, perché una volta a me per esempio è successo che c'è stata questa persona che poi ho dovuto bloccare, che ha trovato il modo per contattarmi in privato e non so quanto male mi ha detto. Ma questo fa parte del lavoro, diciamo, nel fare video, perché è normale che possiamo anche non piacere da parte della vita. Quinto punto, che abbiamo una vita. Sì, ragazzi, in realtà tutto quello che viene messo nei video, tutto quanto, una minima parte, per esempio io, ho anche una vita che voi non sapete niente. Quindi sul canale condivido una minima parte di quello che sono realmente. Un altro punto ancora è che non abbiamo diritto a nessun tipo di agevolazione, perché le persone immaginano che chi fa sto lavoro, mettiamola così, può essere agevolato, cioè si può permettere, mettiamo per esempio, di pubblicare dei video in cui teoricamente non potrebbero essere messi, perché magari, c'è cioè per esempio qualche canzone che non è nostra. Bene, noi non lo possiamo fare, teoricamente non lo possiamo fare. Infatti io, ma anche gli altri che fanno questo lavoro, mettiamola così, se facciamo una cosa del genere, otteniamo dei richiami come tutti gli altri. Un altro punto è che c'è sempre qualcuno che trova il modo per contattarci. Sì, ragazzi, perché io sono stata contattata da un po' di persone che dicevano di ammirare i miei video e tutto quanto, da tutt'altra parte. Come mi hanno trovata io non lo so, però c'è cioè, chi si impegna proprio riesce a trovare, riesce a trovarci. E io, vabbè, se state guardando questo video vi saluto, vi mando tanti saluti. Quindi è così, allora. Un altro punto fondamentale è che a volte ci troviamo a sponsorizzare canali o fare video su richiesta. Sì, ragazzi, a me non sapete, non avete la più pallida idea a me quante volte mi è capitato di fare video su richiesta. Per quanto riguarda sponsorizzare un canale, mi è capitato una volta soltanto, però cioè, a me fa sempre piacere.
Quindi faccio anche video su richiesta. Questo per carità è un video che ho voluto fare io, nessuno mi ha chiesto niente, però parecchi video che ho fatto sono stati video su richiesta, che di persone mi dicono, ma puoi fare un video così? Ma puoi fare questo video? Un altro punto fondamentale è che nella vita reale possiamo essere diversi da come sembriamo nei video. E questo è vero, ragazzi. Perché se voi mi incontrate nella vita reale, sono molto timida. Invece nei video non sembra, ma semplicemente perché non vi vedo a voi. Ma come registro vedo me stessa. Però se mi incontrate nella vita reale, vi rendete conto che sono un pochettino diversa, sotto questo punto di vista. Un altro punto è che possiamo essere cortoesi. A me non sapete quante volte mi è capitato di non sapere proprio che video fare. E alla fine ho detto, vabbè, non faccio nessun video. Ho detto, non sapete quante volte. Oppure dovevo chiedere consiglio ad altre persone, tipo che video posso mettere, perché a volte può capitare di essere corto di idee. Cioè sembra semplice, però non lo è. Un altro punto è che seguiamo anche noi chi è come noi, questo è vero, perché comunque io per esempio faccio sì i video sul mio canale, voglio essere seguita, però seguo anche chi fa la stessa cosa che faccio pure io. L'ultimo punto, non per ordine di importanza, è che praticamente usiamo il canale anche per altre cose. Almeno dal mio punto di vista questo è vero, perché per esempio io mi sono iscritta, mi ero iscritta tantissimi anni fa, ma soltanto da 3 anni, 4 anni, quello che è, ho iniziato a fare video. Però in realtà ero iscritta molto tempo prima. Prima ci condividevo soltanto cose, tipo se facevo qualche coreografia, qualcosa che chiaramente tutti lo fanno. Poi ho iniziato a fare dei video e mi sono resa conto che questa cosa sta andando abbastanza bene perché comunque ogni giorno vedo che gli iscritti aumentano. Se riesco ad arrivare a 1.000 iscritti inizio a guadagnare dei soldi. Non so quanti soldi sono perché questo va in base agli iscritti e anche alle visualizzazioni di un video. Quindi io non lo so quanti soldi sono in realtà. Non lo so, e poi io adesso, anche adesso che per esempio il mio canale sta andando bene, sto facendo i video e tutto quello che volete, però uso anche il canale per esempio se mi capita di fare qualche coreografia da pubblico oppure se ascolto la musica, quindi in realtà il canale non è solo a scopo, diciamo, per fare i video, per intenderci, ma anche per altre cose.